Come è nato il progetto L'ultimo dei miei cani? L'ultimo dei miei cani, un progetto che è nato intorno al 2015 nel centro sociale Buridda a Genova, perché abbiamo iniziato io, Rashid e Stefano a suonare e insieme in questa saletta che appunto gestivamo in questo centro sociale. Poi Lorenzo si è inserito anche lui nella band, ha portato la sua voce, i suoi testi e poi subito dopo, intorno al 2015-16, è entrato anche Pietro Bonuzzi che è l'altro chitarrista. E da lì abbiamo fatto il nostro primo EP, Moto Senza Casco, e poi i tre singoli che sono Everest, Pensiero a Vent'anni e Sirene. Ma ci racconti un po' del nome? Bravissimo. Ci racconti un po' del nome Il nome perché. nasce, è naturalmente nato durante, il nostro nome è nato durante una serata che stavamo appunto cercando un nome per la band, per presentarci agli altri, e eravamo anche forse un po' ubriachi, comunque una serata abbastanza divertente, Goliardica. e goliardica, subito dopo la saletta che di solito provavamo, poi stavamo in piazzetta un po' a parlare, ed è venuto un amico che è passato lì per caso e ci ha detto: guardate, io vi consiglio l'ultimo dei miei cani che fa anche abbastanza ridere. Allora noi abbiamo deciso di adottare questo nome perché è anche un po' simpatico, visto che abbiamo teste abbastanza forti e che parlano di sociale, comunque sono anche un po' tristi, e visto che il mondo indie in generale è abbastanza un po' preso male, secondo noi ci stava un po' a smorzare i toni con il nome L'ultimo dei miei Qual cani. è l'album che a ciascuno di voi ha più influenzato nel modo di fare musica? Quindi partiamo da sinistra, alla mia sinistra, Allora, dalla l'album che più sinistra. mi ha influenzato, cioè, ovviamente cioè, la vita va a periodi e ci sono periodi musicali. E secondo me ce ne sono tre. Vai, spara. Beh, un classico della musica rock e grunge, Nevermind, Nirvana. E poi il nome più lungo, cioè non riesco mai a dirlo, ma è il primo disco degli Arctic Monkeys. Non mi ricordo A me il quello col tipo che fuma la siga, titolo, quello col tipo che comunque. fuma la siga in copertina. Chiaro. E poi un altro disco di cui il titolo non riesco a dire è il primo disco dei Mumbai Bicycle Club, dove c'è il tipo che fanno fare stage dance. Poi Memoria quelli che fotografica. hanno rafforzato sono i vari dischi dei Tame Impala. Vado io? Prego. Allora, per me. Sant'Anna, la Allora, trilogia. per me gli album, guarda, che secondo me hanno più influenzato, sicuramente sono Californication dei Red Hot Chili Peppers, che forse è un po' scontato, però penso che sia un contatto massimo fra Magnifico. pop e rock, cioè perfetto, preciso, non ha funky, è perfetto. Poi Anime Salve di Fabrizio De André, secondo me è un grande Io direi che per esperienza le cose che mi hanno fatto innamorare della musica, cioè sono due album, sostanzialmente due vinili che avevano i miei genitori, e sono Escluso il cane di Rino Gaetano e La voce del padrone di Battiato. non Non lo so, molti ne hanno detti loro. Allora, metterei Rubber Soul dei Beatles. Metterei sicuramente anch'io Inner Speaker dei Tame Impala. singolo uscito Sirene, raccontaci un po' la genesi del pezzo e come è venuto fuori. Sirene sostanzialmente in realtà parla quasi esclusivamente, ma non esclusivamente, di Treviso, che è il posto dove sono nato e dove ho passato 18 anni, e racconta un po' il rapporto di odio-amore che c'è con quella città lì, che mi ha dato tante cose, in qualche modo obbligate, nel senso che se appunto fino a un certo punto della vita sei obbligato a stare in un posto perché c'è la tua famiglia, eccetera. Ti dà comunque una serie di cose, ma dall'altro penso mi abbia levato un sacco di esperienze, un sacco di cose che avrei potuto fare da altre parti. E quando ho potuto, ho scelto di stare da un'altra parte, semplicemente quello. Poi, vabbè, racconta anche benissimo questo rapporto di amore e odio che lo viviamo comunque anche noi nella nostra città, Genova. Cioè, non sopportiamo la nostra città, non ci vogliamo vivere, la odiamo. Però non è. Spoilerate qualcosina? Ma spoileriamo che si chiama Ti voglio urlare, che uscirà ad ottobre.
se tutto va bene, e Anche se tutto va male. anche se tutto va male, però ci piace. Ormai esce, quindi. Sì, ci piace fantasticare. E poi ci saranno anche altri singoli che qui all'uscita del disco. Proviamo questo. Altri due almeno. E E poi invece, un sacco di perfetto, musica. un saluto a tutti giù per terra, per salutare i follower. Vai, facciamo un, due, tre, tutti giù per terra. Uno, due, tre. Tutti giù per terra!